ci sarà entro l'8 si dovrà votare. Entro l'8 con il contingentamento. I cittadini italiani sono stanchi di avere un Parlamento di nominati, di avere province che rimangono in cui loro non votano più, e adesso gli si toglie tutta questa possibilità. Come si chiama questo? Se l'avessero fatto in Bulgaria, cosa avreste scritto voi? Che viene tolto il diritto ai cittadini di votare i propri eletti? Allora noi abbiamo posto dei punti semplici, io ritiro o non ritiro, mi devi dire, io sono disponibile a modificare questi punti. Loro non lo dicono, cosa vuole, non è possibile, ne abbiamo discusso, possiamo anche concentrarci, ma è evidente a tutti che loro debbono dare delle risposte che si sono rifiutati di dare. Se loro davano questa disponibilità, vi era tutta la nostra disponibilità, come si è visto, a selezionare ampiamente gli emendamenti. Ma quale ostruzionismo? Abbiamo fatto 3 voti in commissione affari costituzionali, dicono che sono stati aperti. Se non, e come altri, non abbiamo fatto alcun tipo di ostruzionismo, non è stato approvato neanche mezzo emendamento. Questo è già accaduto in commissione, che cosa altro dobbiamo fare? È una tagliola nella sostanza più che nella forma, esatto. Perché c'è una previsione di scadenza che rimane fissata all'8 agosto con 135 ore. Alla fine di queste 135 ore cosa accade? Avremo tempo soltanto un minuto per poter illustrare, per poter fare, come si dice in termine tecnico? Annuncio di voto? E questo è il modo per non dire al Paese che c'è una tagliola di fatto, si accomodi pure il governo Renzi. È chiaro che loro stanno cercando di forzare, perché non hanno, se avessero voluto non applicare la tagliola avrebbero magari messo in calendario altri giorni, diciamo dopo l'8. L'ostruzionismo da parte nostra non sarà sui decreti, perché noi siamo per il bene del Paese, contrariamente a quello che dice Renzi, che noi siamo qua a scaldare la sedia. Noi siamo qua a parlare di riforme costituzionali e quindi andremo avanti a fare le nostre proposte sulle riforme costituzionali. Qui stiamo togliendo la democrazia al popolo, qui stiamo togliendo la parola a un ramo del Parlamento. Se a Renzi va bene così, a noi no, noi non siamo schiavi di Renzi, noi siamo quegli italiani che sono contro il renzismo e contro questo modo di far politica. Purtroppo in questo momento non si sta più parlando di contenuti. Grazie a Renzi e alla sua maggioranza non si parla più di contenuti e si parla di tempi. Qui Renzi vuole andare in vacanza entro l'8 e quindi vuole far sì che questa riforma passi entro l'8 e si parla solo di tempi. Noi vogliamo parlare di contenuti, abbiamo fatto delle proposte, le rifaremo al governo, le rifaremo ancora. Se il governo le apprezza e le approva, vediamo che cosa votare. In caso contrario, questa riforma non è votabile. Della maggioranza chi parla? Nessuno.